Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Partecipando alla trasmissione Storie di Donne al Bivio, Flavia Vento ha confessato di aver avuto una storia con Francesco Totti, avvenuta tuttavia prima che lui incontrasse Ilary Blasi. Flavia Vento finalmente rivela un segreto ben custodito, a distanza di più di 20 anni. La celebre showgirl ha ammesso di aver avuto una breve relazione con Francesco Totti nel lontano 2001. La sua confessione è stata fatta durante la trasmissione Storie di Donne al Bivio condotta da Monica Setta, in cui Flavia ha esaminato anche altri amori noti della sua vita. Flavia Vento confessa il suo flirt con Totti. Le voci riguardanti un presunto flirt tra Flavia Vento e Francesco Totti girano da molto tempo. Il primo a diffondere la notizia era stato Fabrizio Corona, che, poco prima delle nozze tra il capitano della Roma e Ilary Blasi, aveva accusato l'ex calciatore di aver tradito la sua futura moglie con la showgirl romana. Per la prima volta, Flavia Vento è intervenuta su queste speculazioni nel salotto di Storie di Donne al Bivio, dove ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando anche il motivo per cui ha scelto di parlare solo ora, dopo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary. È una storia di cui si parla da 20 anni e si è detto di tutto. Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C'è stato un flirt nel 2001. Un breve flirt, ha ricordato la showgirl. La relazione risalirebbe quindi a un anno prima dell'incontro tra Totti e la sua futura moglie Ilary Blasi. Flavia Vento ha anche spiegato la ragione per cui ha deciso di parlare solo ora, dopo la fine del matrimonio tra Francesco e l'ex letterina e la messa in onda del documentario Unica. Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po' così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per 20 anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia o famiglie, ho subito e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del purgatorio, ha concluso. Durante l'intervista con Monica Setta, Flavia Vento non si è limitata a parlare del suo flirt con Francesco Totti, ma ha ripercorso tutti gli amori della sua vita, esprimendo un senso di particolare sfortuna. Sono casta da un decennio. Gli uomini della mia vita mi hanno deluso. Chi era alcolizzato, chi ludopatico. Non mi sono mai sentita amata veramente. Nonostante ciò, tra tutti i suoi compagni, la showgirl ricorda in modo particolare Leonardo DiCaprio. Riguardo al divo di Titanic, con cui ha avuto un fugace flirt, Flavia ha dichiarato, ho perso la testa per lui. Ci siamo incrociati varie volte e solo una in America lui mi disse di stare insieme. Non riuscii a farlo perché quella sera, avendo mangiato funghi, passai una notte d'inferno per un'intossicazione. Resta il grande rimpianto della mia vita. Una confessione che ha sorpreso tutti. Forse ancor più della conferma del flirt con Francesco Totti. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.